però sì, vorrei chiamare in discussione Alberto Maria Gambino, l'abbiamo detto, prorettore dell'Università Europea di Roma e presidente di Scienze e Vita. Leggevo su Avvenire alcune sue dichiarazioni, alcune sue parole. Sarebbe stato meglio una legge brutta che una sentenza della Consulta. L'intervento dei giudici che sostituiscono l'intervento del legislatore. Il professore presidente Mirabelli ci ha spiegato, insomma, tecnicamente poi perché si è arrivati a questo, però perché una sentenza sarebbe stato molto meglio una legge piuttosto che una sentenza, e le conseguenze che una sentenza del Consulta, anche una legge brutta, potrebbero avere rispetto ad una legge anche brutta. Professor Gambino. Ma guardi, una sentenza della Corte Costituzionale ha un rango superiore alla legge ordinaria, e quindi nel momento in cui la Corte Costituzionale detta alcuni principi o ritiene, come ha detto il Presidente Mirabelli, che in certe fattispecie non si applichi il reato di suicidio assistito, e ne viene che a quel punto le leggi dello Stato devono conformarsi a quella sentenza. E anche nel momento in cui queste leggi non ci fossero, i giudici che vanno ad applicare la casistica, e quindi ci troveremmo davanti a una situazione di forte contraddittorietà, perché sui principi, nel momento in cui i giudici li applicano, lo abbiamo visto, non ci sono affatto quelle garanzie che vengano applicate in modo omogeneo. E aggiungo anche, facciamo attenzione a questa distinzione eutanasia suicidio assistito. Nel momento in cui c'è un'assistenza al suicidio, perché di questo stiamo parlando, vuol dire che c'è il coinvolgimento di altri soggetti, di altre strutture, non è un atto solitario. Allora, da questo punto di vista, non è un caso che in tutti quegli ordinamenti in Europa, consideri che sono soltanto 3 nell'Unione Europea che hanno aperto al suicidio assistito e poi hanno aperto all'eutanasia. E come mai? Perché nella fase attuativa di un suicidio assistito necessariamente ci saranno dei protocolli sanitari che devono portare a quella soluzione. E guardi che l'Italia sarebbe il 4º paese nell'Unione Europea. Questo è un tema che va affrontato, dobbiamo domandarci per quale motivo in Francia non c'è questa vicenda. C'è una forma di eutanasia passiva, cioè che viene accudito il malato anche interrompendo tutti i presidi vitali, ma non c'è l'eutanasia attiva, o meglio il suicidio assistito, così come non c'è in Germania, così come non c'è in Spagna. Cioè, lei dice che in Italia, se si fa questo passaggio sul suicidio assistito, che comunque comporta la decisione finale del paziente, perché dovrà somministrarsi da solo la medicina che interromperà la sua vita, ma comunque mi perdoni, sia ci sarà un passo della somministrazione da solo è una grossa ipocrisia, perché la somministrazione non è mai da solo, può essere un segnale, un comando che lui attiva, ma intorno certo, ci sono coinvolte altre persone. Allora, non c'è facciamo dubbio. Attenzione, perché davvero diventa un'ipocrisia dire che questo è un atto solitario e quindi non coinvolge i protocolli sanitari. Questo io ritengo sia davvero devastante nel nostro sistema. Mi perdoni, le faccio una domanda. Una vicenda del genere. Una domanda, ma allora diciamo, quando invece la sedazione profonda, che già è diciamo autorizzata nel nostro paese, che ci conduce con tempi più lenti comunque alla morte, non è un'ipocrisia anche distinguere tra sedazione profonda e suicidio assistito di chi magari pensa di volere accelerare, perché tanto la fine anche con la sedazione profonda è comunque la morte, solo che magari i parenti e i cari dovranno vedere, attendere più a lungo questo esito. Anche questa non è una forma di ipocrisia? No, adesso le dico anche il motivo. Qui c'è una grande mistificazione, e cioè non siamo davanti a casi di malattie terminali. Il caso che ha dato origine alla Corte Costituzionale non è un caso di malattia terminale, ma un caso di grave disabilità con davanti tanti anni di vita, quindi non c'è affatto il tema di DJ Fabo, lei dice. Però bisogna poi intendere che cos'è la vita. Forse è vita, sì, per qualcuno bene, è vita questo, e per qualcuno no, essere tetraplegici, ciechi, con dolori terribili. Ma possiamo chiamare essere tutti eroi, e questo no, è il discorso. No, ma dobbiamo fare anche attenzione a non far sentire le decine di migliaia di persone che ci sono come situazioni che a questo punto non ha più senso la loro vita. Fate attenzione alla funzione esemplare di una legge. Le leggi, così come le sentenze della Corte, tracciano degli orizzonti culturali. Il tema della cultura dello scarto è centrale qui.
Quindi il nostro tema non è davanti ai casi radicali come quello del DJ Fabo, ma è la ripercussione che si avrebbe. Però qui si decide nel merito di DJ Fabo. No. Una volta che interviene la consulta, ha fatto attenzione, qui è il grande equivoco. Diventa una decisione che riguarda tutta l'Italia e tutti i cittadini. Questo giurisprudenza. È molto chiaro, però non si può ignorare il caso specifico, credo. Ma ci mancherebbe altro, ma il caso specifico non era un caso di terminalità, non era un caso di malattia terminale, era un caso di grave disabilità che per motivi di sofferenza, che non, certo non entro in questa discussione, riteneva che la sua vita non dovesse proseguire e quindi ha chiesto sostanzialmente la somministrazione di un farmaco letale. Questo, ripeto, in Europa non esiste se non in 3 paesi, l'Italia sarebbe il 4. Certo, Lussemburgo, l'Olanda e il Belgio sono i 3 paesi, quindi l'Italia sarebbe il 4º paese.